Dario Marcolini, intanto ti vediamo sempre in ottima forma, anche a padel, per essere più precisi, niente male. Beh, diciamo che gli ex calciatori se la cavano abbastanza, nel senso che poi sono tattici, sono concentrati, gli piace tornare alla competizione, c'è guerra tra le coppie, quindi insomma è un... E poi è anche tecnico, ci sono tanti giocatori che sono molto bravi, mi viene in mente Candelà, Fiore, Corradi, Gianni Cheda, insomma non lascio nessuno, Albertini, Di Biagio. È stata una gran bella giornata, tra l'altro non era facile organizzarla con tanti ex compagni di squadra, ma anche avversari, no? Sì, però ti devo dire c'è stata una grande adesione, chi è partito da Milano, chi è partito da Bologna, chi da Roma, chi anche da Napoli, insomma è stata un'adesione in amicizia, in competizione e anche un fatto per ritrovarci, anche perché poi qua abbiamo trovato un grande ambiente e dei campi stupendi, poi il presidente Sebastiani insomma insieme a Di Biagio ci hanno fatto sentire a casa. Assolutamente, senti, parlando invece di calcio, Serie B, playoff, Monza e Lecce probabilmente partono con i favori del pronostico, però mai dire mai, no? In questo campionato di Serie B in cui ci sono state tante sorprese. Sì, perché conta molto la condizione fisica, conta molto l'aspetto mentale, Lecce ha fatto un grande campionato, poi però nelle ultime quattro partite ha fatto un solo punto, quindi in questo momento affrontare i playoff non è facile mentalmente, credo che tecnicamente il Monza abbia qualcosa in più, però sai, è sempre tutto un punto di domanda. Il Cittadella arriva sempre, no? È un bel modello, è un modello anzi da emulare. Sì, perché ti fa capire che lì si lavora molto bene, che chi lavora lavora in serenità, riescono sempre ad avere una qualità negli acquisti che fanno e anche nel modo in cui traghettano la stagione, però hai detto bene tu, il Cittadella tutti gli anni è là a lottare per poter sperare di andare in Serie A. Come spiegare invece questo campionato purtroppo brutto del Pescara? Beh, io credo che c'è stato un momento in mezzo a metà campionato che sembrava il Pescara si stesse riprendendo, prima Breda, comunque Grassadonia, all'inizio un po' così e così. È ovvio che a vedere certi giocatori in quella situazione, non abituati magari a lottare sempre per la Serie A e non per dover retrocedere, a me è successo quando stavo alla Sampdoria, quando ti trovi in quel momento devi tirare fuori un po' di carattere, devi anche saper soffrire e poi qualcosa viene a mancare. Quello credo che sia quello che è successo al Pescara, però insomma è talmente una società limpida e bella che credo che, come ha fatto il Perugia quest'anno, che è sceso e risalito, il Pescara torna su subito.